Questi tre giorni abbiamo organizzato questa processione con l'arcivescovo contentissimo che parte da San Getteo, va vicino alla casa di D'Annunzio e scende sul fiume e ci imbarchiamo. Poi arriviamo al porto, una preghiera di bisogno per tutta la città, rivolta proprio alla città, e poi un ricordo di tutti i caduti per mare. E poi ritorniamo, c'è il pontificale solenne con i canonici, l'autorità, tutta la gente per chiedere a San Getteo che si dia da fare. Dal 2 al 4 luglio sarà festa per le celebrazioni di San Getteo, patrono di Pescara e dell'Arcidiocesi. Il programma è stato presentato oggi in comune. Le parole di Don Francesco Santuccione hanno commosso i presenti. San Getteo è la festa del santo patrono di Pescara, ma quest'anno l'esigenza di pregare va oltre i morti in mare e il pensiero corre alle famiglie della guerra, ai figli di Dio, ai bambini che hanno bisogno di un po' di serenità. Pescara è un porto di mare, quindi ecco, vogliamo collegarci dove c'è la guerra, qua vicino a noi, che il Signore tocchi per la nostra preghiera, l'intercessione di San Getteo, il cuore di Zelensky, di Putin e di altri capi, perché ne abbiamo troppo di distruzione, di morte, di bambini, di famiglie. Stiamo aiutando anche le famiglie ucraine, abbiamo una famiglia proprio in Barrocchia questi giorni che ha chiesto, dice, datemi una casa per 2 o 3 mesi che non ce la facciamo più a vivere. Abbiamo trovato un appartamento gratis perché si riposa. Poi abbiamo in diocesi 25 bambini malati proprio dall'Ucraina, però è meglio che non si verifichino più questi, che si arrivi alla pace, alla concordia, all'aiuto, anche tramite San Getteo, il nostro protettore.